Recensione di Motorola Moto E, lo smartphone Android KitKat Stock che Motorola mette in commercio in Italia a soli 129 euro. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, è arrivato il momento di recensire il super economico Motorola Moto E. Dopo Moto G, Moto X, adesso è il turno di Moto E, anzi in ordine Moto X è diciamo, il top di gamma, tra virgolette, di Motorola, poi Moto G e a scendere fino a Moto E, che è questo, è nella confezione almeno. In vendita a 129 euro. La confezione è quel che è, nel senso che non è presente l'alimentatore e non sono presenti le cuffie, quindi scusate, manuale e ovviamente il cavo USB micro USB, anche se secondo me non è così ovvio, vedremo nei prossimi mesi e anni come proseguirà questa cosa. Cancello una notifica. Ok, ecco qua Motorola Moto E. È uno smartphone che nel design ricorda in moltissime parti Moto G, che a sua volta ricorda in moltissime parti Moto X, quindi una famiglia molto molto simile a se stessa. Abbiamo però questa parte argentata sotto, il design è esattamente lo stesso, la cover è removibile come su sugli altri Motorola. Anzi no, neanche, perché su Moto X non è removibile. E abbiamo lo slot per la micro SIM e quello per la micro SD. La batteria vedete che non si può estrarre. Ho fatto un po' di fatica a rimuovere la cover perché sì, è un po' difficile, ma questo assolutamente a favore del fatto che lo smartphone è super resistente, di mano è molto compatto. Mi pare che scricchioli solo un pellino qua sotto, ma direi che è assolutamente tollerabile. La batteria che abbiamo visto non essere non removibile è da 1980 mAh. Abbiamo una fotocamera da 5 megapixel che non ha il LED flash, lo vedete, ma non ha neanche l'autofocus. Le dimensioni sono di 124,8 x 64,8 x 12,3 mm. Non è compatto, anzi è proprio abbastanza cicciuto. È una parola che ho già usato un'altra volta, ma mi avete fatto notare che si può usare, quindi la uso perché la trovo anche simpatica. E rende l'idea, perché vedete, le forme sono molto stondate e questo in mano aiuta tantissimo. Lo smartphone è molto compatto in mano, ma è comunque una specie di piccolo mattoncino, passatemi il paragone, ma alla fine è così. E il peso di 142 grammi sicuramente non aiuta moltissimo. Lo ripeto, però non è un problema in realtà, secondo me, è abbastanza buona la portabilità del dispositivo. Appena lo si prende in mano si ha subito l'idea di avere a che fare con uno smartphone sì solido, ma appunto un pochino effetto mattoncino. Frontalmente abbiamo il sensore di luminosità, non abbiamo la fotocamera frontale. Qui c'è lo speaker, qua c'è il, scusate, lo speaker, la capsula auricolare, qui c'è lo speaker e anche il microfono. Questa barra argentata non è un tasto, non è un LED di notifica, è solo una barra argentata sotto il quale c'è lo speaker e il microfono, appunto. È presente anche il LED di notifica qua su accanto alla capsula auricolare. Schermo 4 pollici e 3, risoluzione 540x960 pixel, quindi QHD, QHD con la Q maiuscola, quindi non quello del 2K, 256 dpi. Adesso se io ve lo avvicino, se la luminosità mi assiste, faticherete a vedere i pixel. Perché? Perché lo schermo è veramente molto molto buono. La luminosità, tra l'altro, si regola in automatico. Se la metto manuale, vedete quanto luminoso diventa lo schermo. Adesso per la recensione lo abbasso la luminosità giusto un pochino. Ok, la lascio qua. Se la metto automatica, guardate quanto cala, però comunque la regolazione è buona, non mi fate spaventare. L'unica cosa, gli angoli di visione. I colori secondo me non peggiorano particolarmente inclinando lo smartphone, ma diventa abbastanza scuro abbastanza rapidamente, quindi vi verrà sempre da cercare di inclinarlo perpendicolarmente al vostro viso, perché altrimenti faticherete un po', vedete, diventa molto scuro rapidamente. Adesso poi il vedete è molto relativo, perché questo effetto scuro accade anche con tantissimi altri smartphone, ancora di più se la luminosità si abbassa in video, ma vi confermo che qua è così veramente. Lo schermo è un IPS,
Qua abbiamo bilanciere del volume e tasto di accensione. Allora, secondo me sono un po' piccoli e specialmente il volume non dà quasi nessun feedback, dà un feedback molto molto lieve. Non è gradevolissimo, funzionano, non penso che sia indice di scarsa qualità costruttiva, magari solo al tatto non sono particolarmente piacevoli quando li si premono. Abbiamo Android stock o quasi, veramente sono pochissime le modifiche apportate al sistema, sono quasi impercettibili per chi non è un esperto. Android 4.4.2, nessuna skin sopra. Abbiamo un processore Snapdragon 200 dual core da 1.2 GHz, il processore e i core sono Cortex A7, 1 GB di RAM, il che non è affatto male, e poi 4 GB di memoria interna, il che è affatto male, nel senso che 4 GB sono sufficienti per installare un po' di applicazioni, non avrete problemi a installare le varie Facebook, Google più, anche se piano piano occupano sempre più memoria. Diventa problematica la faccenda se volete installare giochi, anche perché, come sapete, con Android non è possibile di default passare i dati delle applicazioni sull'SD. Si può fare, c'è la voce nelle impostazioni, ma la cosa è un pochino più ostica perché giochi come per esempio Asphalt 8 che scaricano i dati direttamente dal Play Store vi diranno fin da subito che non è possibile scaricare il software. Ok, invece per quelli piccoli che poi scaricano i dati a parte una volta avviati, il che è un controsenso perché Google spinge proprio per far sì che i dati siano inseriti all'interno del Play Store stesso. Quindi 4 GB di memoria che possono essere un problema, ho aperto Google Now per errore, l'ho anche richiuso, ma insomma Google Now è sempre lui. Non avrete assolutamente problemi a utilizzarlo. Connettività HS UPA fino a 21 megabit per secondo, niente LTE, ma direi che era difficile pretenderlo. Wi-Fi VGN, Bluetooth 4.0, niente NFC, e questo invece è un peccato, secondo me è un componente che non dovrebbe più mancare su gli smartphone, diciamo stock, almeno come idea. L'interfaccia appunto è stock, non ci sono praticamente differenze alcune con Android, non si possono personalizzare le home page, sono 5 e 5 rimangono. Il drawer dell'applicazione è questo, e anche questo non può essere personalizzato. Il multitasking è esattamente dove ve lo aspettate. Guardate anche quante applicazioni erano aperte e il sistema scorreva molto fluido. La fluidità del sistema è sicuramente uno dei punti forti di questo smartphone, che veramente non perde mai un colpo. Andiamo sul web, sull'interwebs. E andiamo a caricare Divergence. Prima scegliamo la visualizzazione desktop che ho scritto. C'era Diverge, eccolo qua. Diverge, che come sappiamo fatica, cioè mette un po' in difficoltà solitamente gli smartphone meno prestanti. Questo Moto E se la cava discretamente. Caratteristica Motorola è quella di mostrare l'operatore di rete qui nella barra delle notifiche in modo, diciamo, esplicito. Scorriamo, aspettiamo che carichi tutte le immagini come al solito. Ecco, ho riaperto Google Now, devo smetterla di fare questo gesto. Ci sta un po' pensando dopo il mio errore. Ok, il sito è molto pesante, però insomma, secondo me ora che l'ha caricato se la cava discretamente per essere un sito così pesante. Facciamo un doppio tap, facciamo di nuovo doppio tap, bisogna avere magari un po' di pazienza, ma alla fine la navigazione è buona e soprattutto poi la RAM non ne risente una volta usciti dal software. Lascio tutto aperto e non ci saranno problemi di sorta. La tastiera è molto buona, ma soprattutto per un dettaglio. Dettaglio che è quello della vibrazione, che è molto netta e soprattutto la vibrazione non si sovrappone, quella fra i tasti non si sovrappone. Android, scusate, la tastiera è quella stock di Android, vedete, tastiera Google, quindi né più né meno di quello che avete visto altrove. Allora, Riptide GPT2 è il gioco che installo quando Asphalt 8 non riesce a installarsi. Qui abbiamo a che fare con un Adreno 302 come processore grafico, il che è ottimo, ma è anche un peccato perché abbiamo un processore ottimo che non possiamo sfruttare perché buona parte dei giochi non si riesce a installare su questo Moto E. I modder
venire incontro ai più intraprendenti. Alziamo anche il volume. Immersive mode, quindi quella è la gesture per uscire dai giochi che vanno in full screen. Passiamo alla fotocamera. Allora, la fotocamera non ha autofocus, non ha LED flash, la fotocamera è assolutamente un no, nel senso c'è proprio perché ci deve essere, non si poteva fare di meglio, ma insomma. È presente l'HDR automatico che di default è attivo, aiuta un pochino anche nelle giornate di sole, senza neanche andare nelle situazioni difficili, aiuta perché permette di, diciamo, barare un po' sulla foto e ottenere qualcosa di meglio. Possiamo abilitare il controllo dell'esposizione, che è una funzione abbastanza interessante che permette di decidere su quale parte della foto gestire l'esposizione. Vedete, se lo sposto la foto diventa più scura perché va a prendere il punto dell'esposizione da un'altra parte. Foto panoramiche, geolocalizzazione, spostare foto sull'SD e scegliere il formato da 16 noni a 4 terzi, ma non si può scegliere la risoluzione, come neanche la risoluzione dei video. Qui possiamo semplicemente elevare il suono dell'otturatore. È possibile anche registrare video premendo qua su video a 420p, quindi 6,40 x 4,80. La fotocamera è un no, non compratelo assolutamente per la fotocamera, però c'è e se dovete fare uno scatto in emergenza la potete ovviamente utilizzare. Andiamo nel lettore audio che è Play Music, quindi quello diciamo di Google, più che quello di Android, quello di Google, ma comunque meglio di quello di Android. Il suono è abbastanza pulito, bassi sono abbastanza assenti invece, ma e gli alti un pochino squillanti. Non ci aspettiamo certo audio da record su uno smartphone come questo, ma il volume invece, inteso proprio come volume piuttosto che qualità, è molto molto alto. Non avrete problemi a sentire la suoneria, anche grazie alla vibrazione, se l'abiliterete, molto corposa. E anche quando andrete magari a ascoltare video e guardare video su YouTube, magari siate con degli amici, non avrete problemi a farlo sentire a tutti. Ricordo che lo speaker è qui frontale, questo è anche uno dei motivi per cui l'audio esce così corposo in tutte le situazioni di utilizzo. Vado nella galleria che è appena modificata da Motorola rispetto a quella stock. Allora, questo è il nostro MP4 in Full HD. Nessun problema di riproduzione, questo è il DivX, nessun problema di riproduzione e infine tentiamo il tutto per tutto con l'MKV che anche questo non ha nessun problema di riproduzione perché su Android come sappiamo l'audio di questo sample che utilizzo non viene mai riprodotto, però se doveste trovare uno con codifica differente che funziona, l'audio funzionerà. Quindi assolutamente promosso anche dal punto di vista multimediale. Peccato non ci siano le cuffie nella confezione, ma sicuramente avrete un paio di cuffie che vi aggrada. Dal punto di vista software, Motorola ha aggiunto qualche software. Ha aggiunto Alert, che lo trovo veramente un'ottima inclusione. Premendo questo tasto faremo partire una chiamata di emergenza a contatti che abbiamo deciso. Adesso l'ho premuto, ma l'ho annullato subito per farvi vedere. Posso anche dire ai contatti che ho selezionato, lo potete fare in persone, di seguirmi. Quindi posso dire a Nicola, seguimi, io premo su invio e per 5 minuti oppure una quantità di tempo differente lui verrà notificato della mia posizione. Quindi può essere anche molto utile magari per persone, magari anche per donne che magari hanno paura di andare in giro in qualche zona un pochino più malfamata la sera.
se vi sentite, diciamo, in pericolo con un seguimi potrete appunto notificare le persone care della vostra posizione. Assist è una funzione che molto intelligente di Motorola che si attiva in automatico e che permette di far cambiare in automatico lo stato del telefono in alcune situazioni, in riunione, quando andiamo a dormire e in teoria quando guidiamo, se il processore lo consente, come accade sul Moto X, non qui sul Moto E. Funziona in automatico, se non ci interessano, comunque quando appare la notifica possiamo dire no, non sono davvero in riunione, no, non sto davvero dormendo e rimandare il tutto senza alcun problema. Abbiamo anche Motorola Migrate che permette di trasferire contenuti da altri smartphone Android o iPhone, vedete, possiamo scegliere cosa trasferire, abbastanza utile. E infine abbiamo anche la radio FM, che adesso non vedo, eccola qua, radio FM. La ricezione dello smartphone è molto buona, la durata della batteria devo dire mi ha sorpreso in positivo, grande ottimizzazione sia come fluidità sia appunto come consumi energetici, quindi questo Motorola Moto E è un prodotto molto completo sotto tanti punti di vista, che poi è quello che in tutta onestà mi sarei aspettato da Motorola. Prezzo 129 euro, lo rendono veramente uno dei migliori smartphone in questa fascia. Non tenta di distruggere un po' il mercato come ha provato invece Moto G con il suo lancio a 199 euro, forse avrebbe cercato di distruggerlo se il prezzo fosse stato di 99 euro, ma vi voglio ricordare che lo schermo è un QHD 540x960 pixel, molto ben definito, il sistema è fluidissimo, il processore è uno Snapdragon che fa molto bene il suo dovere, ci sono due o tre software utili. I suoi difetti sono magari 4 GB di memoria interna e la fotocamera da usare proprio in situazioni in cui siete impossibilitati a usare una fotocamera migliore. Per il resto 129 euro, un acquisto di cui non vi pentirete, questo Motorola Moto E. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.